È stato un prezzo indigesto? Per noi no, perché abbiamo tenuto con coerenza la nostra linea, abbiamo quindi confermato la nostra riserva sull'adozione della revisione, del riesame del bilancio multiannuale, che senza l'accordo dell'Italia non può essere ovviamente adottato perché richiede l'unanimità. E l'abbiamo fatto perché riteniamo che sia una proposta su cui dobbiamo avere ancora molte garanzie sul reale aumento delle risorse a favore delle nostre priorità. Penso all'immigrazione, penso alla sicurezza, penso alle risorse europee per i giovani, che sia lotta contro la disoccupazione giovanile o Erasmus. Penso ai programmi di successo come Horizon 2020, non possiamo assolutamente accettare delle riduzioni, dei tagli su questo, e quindi non ritenevamo sia su questo sia su altri, l'altro punto relativo alla flessibilità del bilancio dell'Unione Europea, cioè la capacità maggiore, migliorata di reagire alle crisi e di adattarsi alle crisi, non ritenevamo che ci fosse ancora, fosse arrivati ancora un compromesso accettabile, quindi abbiamo confermato che l'Italia si oppone al riesame del bilancio multiannuale. In sostanza ha posto il veto? Sì, il veto si impone quando c'è una votazione formale. Oggi non era una votazione formale, quindi l'addizione non è veto, ma riserva. E noi abbiamo posto formalmente la nostra riserva, che anche diciamo davanti alle telecamere adesso la Presidenta slovacca annuncerà. Bene. Quali sono le ripercussioni, visto che su alcuni aspetti sul bilancio annuale, per esempio, si vota a maggioranza qualificata? Sì, infatti io ho parlato del riesame del MTR, cioè del riesame della revisione di medio periodo del bilancio multiannuale, non ho parlato di bilancio annuale. Io spero che siano positive, io spero che la posizione dell'Italia spinga l'Europa a essere più coerente con se stessa, spinga l'Europa a mettere i soldi laddove l'Europa mette le parole e mette le priorità. L'Europa in questi mesi ha parlato di sicurezza, di immigrazione, di fare di più per la disoccupazione giovanile e di diventare meno burocratica, meno tecnocratica, capace di rispondere meglio alle esigenze politiche dei cittadini. E noi auspichiamo che la nostra riserva, la nostra posizione che si oppone al momento a questa revisione, spinga l'Unione Europea a essere più coerente a livello di risorse con queste priorità, queste politiche che ha detto. Perché parlare di priorità politiche senza poi metterci le risorse adeguate diventa un esercizio che noi non possiamo più continuare a sostenere. Senta, questo si inserisce in due diverse visioni dell'Europa che al momento ci sono, per esempio tra il Premier Renzi e altri capi di governo. In particolare, noi domani andiamo incontro alle valutazioni della Commissione sulla legge di bilancio italiana. Normalmente, quando c'è una scadenza elettorale in arrivo, come per noi il referendum, c'è una forma di fair play per cui si fa scavallare quella data e si evita di intromettersi in qualcosa che potrebbe... Voi vi aspettate che questo fair play venga mantenuto domani dalla Commissione europea e se questo non accadesse, iniziative come quella, la minaccia di veto sul bilancio, possono incidere in tutta nel rapporto bilaterale tra Roma e Bruxelles? Ma no, Ade, noi siamo molto tranquilli sul negoziato sulla legge di bilancio, nel senso che siamo convinti che sia una legge di bilancio che innanzitutto risponde alle esigenze degli italiani, alle esigenze di competitività, alle esigenze dei giovani e soprattutto alle esigenze più immediate, eccezionali, relative all'immigrazione, al terremoto. Quindi noi siamo convinti che vada nella direzione giusta e ci aspettiamo anche una posizione ampiamente favorevole da parte della Commissione. Rispetto alla posizione di oggi, ma forse la Commissione dovrebbe essere grata all'Italia, perché noi eravamo pronti a approvare la proposta iniziale della Commissione sul riesame di medio periodo, perché quella sì che metteva sicuramente risorse. E il problema è che il terzo tentativo di compromesso della Presidenta slovacca per noi era troppo sotto e quindi abbiamo posto la nostra riserva. Ecco, però la Commissione, lo ha confermato anche il Ministro Padoan, non è un blocco monolitico, ci sono anime diverse e contrapposte come un po' nei governi come europei. A questo momento il governo italiano cosa si aspetta come concessione, diciamo, della parte Oettinger, Katainen, Dombrovskis? Noi non ci aspettiamo nessuna concessione da nessuno.
perché noi riteniamo che la nostra legge vada direttamente giusta, ci aspettiamo un parere, un'opinione della Commissione che tenga presente delle regole esistenti, che tenga presente degli obiettivi politici che insieme a 28, ormai 27, ci siamo dati in materia di crescita e immigrazione e che tenga presente anche la sua interpretazione delle regole del patto di stabilità e di crescita, cioè la comunicazione del gennaio 2015 e quindi come è stato in altre occasioni, come è stato per altri paesi anche di recente, applicare quella comunicazione, quella comunicazione in materia in modo coerente con quanto la Commissione si è impegnata a fare. Ma questo già domani lei se lo aspetta o dopo il 4 dicembre? Me lo aspetto già domani. Ah, già domani. Scusi. Però, ripeto, io me lo aspetto, ma chi ha il pallino in mano del negoziato è il ministro Padoan. Certo, assolutamente. Scusi, siamo solo noi a... Sì. Tutti gli altri vedi sopra, no? Sì. Solo l'Italia ha posto la riserva e solo l'Italia ha bloccato l'accordo generale sulla revisione di medio periodo del bilancio multiannuale. Nello specifico cos'è che è troppo sotto, che viene considerato troppo sotto? Ve l'ho detto, quei punti che ho citato, tutti quelli che vi ho citato. Poi vogliamo avere la certezza che su alcuni punti ci siano veramente dei progressi e vogliamo anche migliorare su altri. Posso fare una domanda sulla questione, famosa questione delle bandiere europee? Il principale consigliere di Marine Le Pen, Florent Philippot, ha ritwittato questa cosa dicendo dobbiamo fare così anche noi perché la bandiera europea è uno straccio blu con 12 stelle. La bandiera europea è sempre presente in tutte le iniziative ufficiali che facciamo perché tutti i governi si sono di fatto impegnati, perché non c'è, voi sapete, un obbligo formale, dato che abbiamo espunto dal trattato costituzionale l'obbligo e l'ufficialità lì nella bandiera, però c'è di fatto un accordo tra tutti di mantenere sempre la bandiera nazionale e la bandiera europea, e se voi venite in qualsiasi ufficio, in qualsiasi incontro ufficiale, in qualsiasi incontro pubblico, nazionale e internazionale, del Presidente del Consiglio, del sottoscritto o di altri membri del governo, troverete la bandiera italiana e la bandiera europea. Non è che a forza di giocare... Non ho altro da aggiungere su questo. Allora, faccio una domanda più generale. Non è che a forza di giocare la carta nazionalista, populista, anche da parte di chi nazionalista e populista non è, alla fine si semina quel clima politico che ha portato la Brexit, che fa vincere... Guardi, noi non siamo né nazionalisti né populisti, noi però siamo molto stanchi delle ambiguità europee, siamo molto stanchi delle contraddizioni europee, siamo molto stanchi di un'Europa che dice alcune cose e poi non le fa, siamo molto stanchi di un'Europa che è piccola con le cose grandi e grande con le cose piccole, e noi siamo convinti che se l'Europa non cambia siamo di fronte all'inizio della disintegrazione europea. E dato che ci vuole una bella scossa, e dato che ogni volta che succede qualcosa gli europei, i nostri partner, dicono che ci siamo svegliati e poi non si svegliano, perché era suonata la sveglia con Brexit e poi ci siamo addormentati, doveva suonare la sveglia con Bratislava e ci siamo addormentati, adesso tutti dicono, molti dicono, suona la sveglia con Trump, allora se veramente, o vogliamo, a meno che non vogliamo morire tutti di insonnia, sarà bene che questa sveglia la usiamo per cambiare l'Europa, perché solo cambiando l'Europa possiamo avere un'Europa che risponde alle vere aspettative dei cittadini e risponde anche a quello che noi per tanti anni abbiamo parlato quando parlavamo di Unione Europea. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie.